La torcia a teste si impone di misura in casa del savio. Al Vianello i ragazzi di Bramante si sono imposti grazie a un gioco pulito ed ordinato, anche se il fattore fisico sembra aver pesato particolarmente nel confronto con i ragazzi di Principi. Piedi ragazzi, piedi, 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 piedi. Andiamo Davide, dacci, dacci, parliamo, parliamo. Chi batte? Dopo un quarto d'ora di studio, gli ospiti hanno la possibilità di sbloccare il risultato a causa dello sfortunato intervento di Pecoraro, che intercetta con la mano il cross di Settembre. L'arbitro non può fare a meno di fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto va Galluzzo, che porta in vantaggio il rossoblù con un diagonale preciso, che termina la sua corsa a fin di palo. Il gol sembra dare la sveglia ai padroni di casa, che tentano la reazione soprattutto su palla inattiva. Il primo a provarci è Zagdane sugli sviluppi di una rimessa. Bello il taglio al centro da sinistra, ma Mattia è attento sul suo palo. Seguono poi due punizioni della tre quarti di nuovo. La prima finirà di poco sopra la traversa, mentre la seconda fa scorrere i brividi a Mattia, ma finisce ugualmente sul fondo senza creare particolari problemi al portiere ospite. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a mantenere l'intensità del primo tempo e lasciano il passo alla torta e teste, che acquista qualità con gli ingressi di Luciani e Galderisi in attacco. Proprio Luciani, ben imbeccato da Galluzzi in profondità, si presenta a tu per tu con Lisciani al quarto minuto. La conclusione però lascia a desiderare. Un minuto dopo è invece Ferrini a provarci di testa sul corner. La mira però è da rivedere. Al sedicesimo, altro gran filtrante di Mariani per Ferrini. Il centravanti controlla tu per tu con Lisciani, ma si mangia un'altra clamorosa occasione sparandogli addosso. Sul finire di gara l'offensiva della torta e teste cresce, ma il raddoppio non arriva. Al 27esimo Galderisi suggerisce per Mazzola, Lisciani è battuto ma la difesa salva in extremis, grazie al grande intervento di Di Marco. Trenta secondi dopo Mariani si esibisce in una gran serpentina sulla sinistra, trova il fondo e si accentra alla linea dell'area. Scarica il destro ma Lisciani dice no e devia in angolo con un grande intervento. Il portiere bianco-blu sarà ancora protagonista 5 minuti più tardi, negando ancora una volta a Ferrini il gol con un grandissimo intervento di riflesso. L'ultima emozione del match è questa punizione di Tavares in zona Cesarini, che però nonostante la buona posizione termina sulla barriera. L'arbitro fischierà quindi la fine sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, a cui va dato il merito di aver disputato sicuramente un grandissimo secondo tempo.